eccoci a bordo della Fiesta ST. Cominciamo con una considerazione. Se sulla carta questa auto e la 208 GT sono in buona parte sovrapponibili addirittura come caratteristiche, in realtà sulla strada sono due mezzi totalmente diversi. E non tanto per la prestazione, sono abbastanza vicini a sensazione, poi lo verificheremo nelle nostre prove strumentali, ma proprio come tipo di reattività. La Fiesta è sicuramente più rigida, più rumorosa, meno rifinita se vogliamo, la 208 è sicuramente un po' più elegante e sicuramente più avvattata, più comoda, più gran turistica, ma questa è molto più reattiva, non tanto al gas, quanto allo sterzo, quanto di assetto. Insomma, una macchina se vogliamo più estrema, a mio avviso anche forse più divertente, anche se la 208 in cambio regala sicuramente una godibilità quotidiana forse più ampia, perché appunto è più confortevole, più silenziosa e riteniamo a sensazione, ma lo verificheremo, anche leggermente più veloce. Però stiamo parlando comunque di due macchine con delle prestazioni sorprendenti rispetto alla categoria da cui partono, molto vicine, e non stiamo esagerando, a quelle delle supercar più quotate. E per quanto riguarda i consumi, anche qui siamo su livelli interessanti, perché siamo tra i 10,5 e gli 11 km con un litro, sempre in considerazione del tipo di testa che abbiamo fatto, quindi molto traffico, un po' di extra urbano, pista e accelerazione pura, quindi uno sfruttamento che non è quello di un guidatore comune. Per quanto riguarda infine sterzo e cambio, beh, lo sterzo è assolutamente un bisturi precisissimo, dove metti le ruote ti sembra di sentirlo con le mani, e il cambio rispetto alla 208 è forse un pochettino più legnoso, ma è anche leggermente più rapido come escursione e più secco. Anche in questo caso, un filino più estremo e un po' meno gran turistico. E tocca adesso alla 500 Abarth. Beh, quest'auto si stacca rispetto alle altre due per molte ragioni, nel meglio e nel peggio. Innanzitutto non ha e non può avere la prontezza ai bassi regimi che hanno la 208 e la Fiesta, che lo ricordiamo sono 2006, mentre questa è una 1004, e comunque la differenza c'è e si sente. Ai medi invece direi che il tiro è quasi analogo, anche se la potenza assoluta è leggermente più bassa. Poi obiettivamente questa auto internamente è molto più spartana, è un po' più rigida, è un pochino più rumorosa, però è gradevolissima da guidare e trasmette veramente la sensazione del kart, soprattutto grazie a un assetto che è piatto che più piatto non si può, una macchina totalmente neutra che solo al limite estremo diviene leggermente sottosterzante. Insomma, è un oggetto abbastanza racing, anche perché non dimentichiamolo, questa ha un kit, cioè appunto praticamente la SS Abarth Koenig, che è, se vogliamo, una trasformazione semi-racing, e i risultati sulla strada si sentono, e soprattutto immagino si sentiranno sulla pista, dove sono convinto che comunque darà del filo dal torcere alle altre due, anche se, lo ripetiamo, sulla carta è leggermente handicappata. Per quanto riguarda lo sterzo, sinceramente l'avremmo immaginato più pronto e leggermente più diretto, ma è comunque gradevole perché è molto omogeneo e molto preciso. Il cambio è lievemente legnoso, ma fatta un minimo di assuefazione, è estremamente gradevole da usare e piuttosto rapido. Insomma, un oggettino sempre degno di attenzione, interesse e rispetto. La 208 GT, come sapete, la conosciamo bene, abbiamo già avuto modo di provarla, anche se si è trattato di un test monco interrotto a causa delle avverse condizioni meteo. In ogni caso, delle tre nostre contendenti odierne, è sicuramente la più accessoriata e anche la più confortevole, e non solo per la forma dei sedili, quanto per l'insieme insonorizzazione, sospensioni, rigide ma non troppo. Insomma, teoricamente è la meno sportiva delle tre, anche se, almeno leggere i dati e anche a sensazione, sembra in fondo la più veloce. Adesso lo verificheremo. Per quanto riguarda i consumi, nell'impiego misto veloce, cioè guidandola come va guidata, anche esagerando ogni tanto, ci siamo tenuti intorno ai 10 km con un litro, compreso il traffico urbano. Quindi il risultato, che può sembrare forse scarso, ma non lo è, perché vi possiamo garantire che non l'abbiamo certo risparmiata. Per quanto riguarda sterzo e cambio, beh, il primo sicuramente è molto preciso, anche se non è così reattivo come ad esempio quello della Fiesta.
anche a causa sicuramente dell'assetto. Il cambio è molto morbido e discretamente preciso, ma ha un'escursione piuttosto pronunciata, quindi anche in questo è leggermente meno sportivo della Fiesta, se vogliamo meno estremo, più gran turistico.